inizialmente ha fatto un grande lavoro sull'idrodinamica, poi quando è nato il progetto della Wing, che è nato circa nel febbraio del 2009, mi sono occupato principalmente del progetto e dell'analisi della Wing. Se penso alla storia di come è nata la Wing, beh, avevamo una barca e a febbraio dell'anno scorso ci siamo accorti di avere molto tempo per poter fare dei miglioramenti su questa barca. E abbiamo fatto modifiche ai float, alle appendici, sicuramente una cosa che poteva avere un vantaggio potenziale molto elevato era la wing. La wing non è un qualcosa di originale, perché wing su barche a vela se ne sono già viste, in particolare sui catamarani di classe C, però anche su oggetti, barche o oggetti per record di velocità a vela. Uno dei vantaggi principali della wing è il vantaggio del controllo della forma. Una vela a seconda delle condizioni di vento, in cui vento, intensità e angolo del vento, ha una forma che massimizza la spinta, c'è una forma ottima. Pensiamo banalmente, con vento forte la vela magra, con vento leggero la vela grassa, ma è molto più complessa la cosa. Il problema è che fin tanto che uno ha una vela convenzionale, diciamo fatta di tessuto, è molto difficile avere il controllo di questa forma. Quindi è difficile regolare la forma ottima in funzione della variabilità del vento. È anche molto difficile sapere, mentre navighiamo, qual è la forma della vela in quel particolare istante. Quindi uno dei motivi per cui abbiamo intrapreso questa strada era il controllo della forma. Un altro motivo era che ai tempi le regole di progettazione non prevedevano l'utilizzo di un motore a bordo, quindi potenza manuale. I carichi sulla wing sono molto più bassi dei carichi su una vela convenzionale, quindi poter regolare velocemente a mano una wing, quindi adattarla istantaneamente alla variabilità del vento, era un vantaggio sicuramente rispetto a una vela convenzionale. In particolare all'asco, per tenere la barca sempre in equilibrio, no, col float che appena sfiori l'acqua, è necessario una continua regolazione della vela. Farlo coi grinder, con una vela normale, è molto difficile su barche di queste dimensioni. Con la wing sarebbe stato molto facile. Chiaramente una volta introdotto il motore, diciamo che questo vantaggio è stato in parte azzerato. Sostanziali ovviamente rispetto al passato sono quelle che riguardano la wing, che è un'ala che non era mai stata utilizzata fino ad ora, soprattutto in queste dimensioni. E pensate che è quasi due volte più grande di un'ala di un Boeing o di un Jumbo, quindi insomma è una cosa impressionante. E poi ovviamente tutti i sistemi, la maggior parte dei sistemi di bordo sono gestiti e controllati da un software, sempre attraverso comunque il controllo dell'essere umano, del velista, quindi comunque c'è molta tecnologia ma gestita da uomo. Ma sicuramente ha portato delle performance notevoli rispetto a una vela convenzionale. Una vela normale è sostanzialmente controllata dalla scotta randa, che è quella che ti permette di dare la tensione alla parte dietro della randa. E per quanto tu possa regolare bene la randa, comunque non hai mai il controllo totale dal basso verso l'alto della randa, perché appunto il punto, tu praticamente metti in tensione la randa tra due punti fissi che sono alla testa dell'albero e alla fine del boma, quindi tutto quello che viene in mezzo viene tensionato attraverso la scotta randa, ma non hai nessun altro modo per modificare la forma di questa randa.
mentre la differenza tra l'ala rigida è che comunque tu mantieni sempre, sei in grado di gestire il profilo dell'ala dal basso verso l'alto attraverso una serie di sistemi idraulici gestiti sempre dal velista, e quindi riusciamo sempre a mantenere il profilo ottimale per le condizioni in cui ci troviamo. Quindi questo è un grosso vantaggio, perché cosa succede? Che soprattutto nella parte alta della vela, della wing, dell'ala rigida, riusciamo a mantenere sempre il profilo ottimale per le condizioni che abbiamo, mentre su una randa normale la maggior parte delle volte, soprattutto quando ci sono condizioni di vento un po' superiori rispetto al range d'utilizzo di quella vela, la vela inizia a sventolare, a sbattere, il che ovviamente comporta una riduzione delle performance della barca, perché ovviamente perdi tutta la superficie di quella parte alta della vela, che alla fine causa, in gergo si dice drag, ma forma attrito con l'aria, diciamo. Io ho iniziato, in realtà, ovviamente sono nato in una città di mare come Rimini, quindi sono cresciuto al mare. Ho iniziato andando con piccole barche a vela, ma in realtà la mia prima vera passione è stato windsurf, tant'è vero che insomma ho girato parte del mondo prima cercando di fare windsurfista, ma più per passione che per professione. E nello stesso tempo, fino all'età di 13-14 anni, ho iniziato a fare le mie prime regate. Poi il vero, diciamo, step pensando di poter diventare un velista professionista è stato intorno ai 20 anni, quando, finita la scuola, mi sono iscritto all'università e ho capito che mi piaceva ovviamente di più stare in mezzo al mare piuttosto che stare sopra i libri. Quindi ho avuto fortuna di incontrare delle persone giuste, di trovarmi al posto giusto al momento giusto. Insomma, alla fine ho fatto 4 Coppa America, ho vinto un po' di campionati del mondo e così via.